Siamo con Arianna Parrinello, capitano e portiere della Cinisellese. Oggi una vittoria per 3-0. In realtà è stata equilibrata fino alla fine, poi un po' il calo fisico delle avversarie, un po' la vostra concretezza sotto porta vi ha portato a questo risultato. Come hai visto la partita dalla porta? Allora, sicuramente confermo tutto quello che hai detto. C'è anche da dire che le avversarie erano 7 contatti, quindi il calo fisico sicuramente è giustificato da quello ed era abbastanza inevitabile che noi verso la fine saremmo state più concrete, perché giustamente con più fiato. È stata una partita equilibrata, ci sono state delle belle azioni da parte di entrambe le squadre. Poi alla fine sì, siamo riusciti a concretizzare, cosa che all'inizio dovevamo un attimino un po' ingranare, anche per le dimensioni del campo in realtà, perché noi siamo abituati a tutt'altro campo, a tutt'altro proprio terreno, e diciamo che è stato difficile iniziare anche per quello, secondo me. Oggi avete creato buone occasioni, buone manovre in fase offensiva, che è un po' forse quello che vi manca, nel senso che tra le prime 7 squadre siete quella che ha il peggior attacco. State lavorando su questo? Sì, praticamente gli ultimi allenamenti, in realtà da un bel po' stiamo lavorando, facciamo esercizi proprio per migliorare questo aspetto. È anche vero, ripeto, che magari il campo in casa non ci aiuta, perché un campo da dimensioni grandi magari implica un po' meno azioni da questo punto di vista anche in attacco, perché comunque bisogna costruirla bene. E infatti anche gli avversari, a parte alcune, sono in difficoltà nel fare gol in casa nostra. Però sì, ci stiamo lavorando e questa differenza reti è un po' anomala, nonostante siamo al secondo posto adesso. Era una vittoria fondamentale per rimanere a più uno su Scarioni e per rimanere in scia di La Traccia e di Idrostar. È un campionato combattutissimo, è fondamentale non lasciare punti per strada, ma è ancora più importante fare risultato negli scontri diretti. Forse vi manca questo piccolo passo per fare il salto di qualità decisivo, perché nel girone d'andata avete totalizzato 0 punti contro le due che vi stanno sopra. Sì, con Idrostar giocavamo fuori casa e confermo che è stato difficile, anche se anche quella partita poteva finire con un pareggio secondo me, ma sono state brave le avversarie all'ultimo a segnare. Con La Traccia in casa nostra è stata tosta, cioè si vede che c'è una differenza abbastanza sostanziale tra La Traccia e tutte le altre proprio a livello di gioco e di tattica, però ci crediamo e al ritorno stiamo cercando di fare il meglio, di costruire, di impegnarci il più possibile per affrontarle e tirare su punti e vendicarci, insomma. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie mille a te.